L'allarme caldo coinvolge anche le saline di Priolo e il grido d'allarme arriva dalla Lipo perché per la siccità i fenicotteri rosa, che sono il punto di riferimento delle saline, Priolo come la Camargue, Priolo che ha un punto di incontro su una situazione ambientale davvero equilibrata. Ecco, questo problema adesso però rischia di diventare insostenibile. Troppo caldo, l'acqua della riserva è sempre meno e i fenicotteri rischiano di morire. Ne parliamo con Fabio Cilea, che è il direttore della riserva, una riserva che è stata affidata alla Lipu. Beh sì, un problema che si ripete quasi tutti gli anni, ma quest'anno il problema si è presentato in tutta la sua drammaticità proprio per la prima nidificazione in Sicilia di questa specie tanto amata dal grande pubblico, dalle persone, una specie inserita nell'allegato della direttiva Uccelli e che quindi merita tutta la protezione da parte dell'ente gestore e delle realtà territoriali. Il caldo di luglio ha aumentato in modo notevole l'evaporazione dell'acqua del pantano e quella che è stata per noi una grandissima notizia della prima nidificazione di questo animale in Sicilia rischiava di trasformarsi in un vero e proprio dramma. L'acqua che stava evaporando rischiava di non dare la possibilità ai giovani nati siciliani di sopravvivere. E allora ecco che abbiamo richiesto l'intervento dell'amministrazione comunale, del sindaco, abbiamo scritto del pericolo che si presentava per questi animali e ancora una volta il dialogo del territorio, l'intervenire in soccorso di questa realtà da parte dell'amministrazione ha dato modo alla riserva di poter continuare la propria attività di gestione, di intervenire nella gestione del livello idrico del pantano immettendo acqua di mare e questo darà una buona probabilità di portare all'involo questi giovani fenicotteri siciliani. Quanti sono i fenicotteri adesso presenti nella riserva? Ma in questo momento in totale siamo intorno ai 180 fenicotteri, di cui 51 sono i giovani fenicotteri siciliani, quindi sono i fenicotteri che dall'inizio di giugno sono nati proprio qui a Saline di Priolo. La Francia nella Camargue ci ha fatto una campagna turistica eccezionale sui fenicotteri, sottolineando che i fenicotteri arrivano laddove c'è anche una compatibilità ambientale particolare, quindi aria pulita ma soprattutto acque pulite. Beh sì, i fenicotteri sono degli animali che pretendono tanto in condizioni ambientali, in quantità di cibo, in livello idrico del pantano e per poter nidificare devono trovare tutte queste condizioni ed è un chiaro esempio il fatto che in Sicilia non hanno ancora mai nidificato, in Italia ci sono solo altri 5 siti dove questi, 4 siti dove questi, altri, dove questi animali nidificano e quindi è sicuramente un buon segnale avere questi animali qua e va in quell'ottica di recupero del territorio che da anni cerchiamo di portare avanti anche e soprattutto in collaborazione con l'amministrazione comunale dove cerchiamo di ripartire dal basso e dare un segnale con piccoli gesti, con piccole operazioni che possono dare speranza di rinascita per questo territorio. Siamo con il sindaco di Priolo, Antonello Rizza, chiamato in causa dalla Lipu, un'assunzione importante di responsabilità perché l'emergenza è vera e bisogna far presto per portare acqua alle saline. Sì, io sono sempre dell'avviso che chi amministra deve a volte assumersi delle responsabilità e questo è il caso. Siamo di fronte a uno straordinario fenomeno della nidificazione dei fenicotteri rosa che ha detto meglio di me, il direttore della riserva Fabio Cileo, e Cileo è anche un straordinario biglietto da visita per quello che l'amministrazione sta portando avanti con gli enti come la Lipu, che è quella della sostenibilità ambientale in un'area fortemente, come dire, antropizzata e fortemente industrializzata. Quindi si correva il rischio serio che dopo aver promosso in tutti i modi a livello anche nazionale la nidificazione, caso unico ancora oggi in Sicilia, per ovviamente la burocrazia che ha i propri tempi, si rischiava di verificare tutto questo e sarebbe uscita una notizia ancora più forte e drammatica, cioè che per la scarsezza e la scarsità delle acque il livello idrico si abbassa e quindi con molta probabilità entro una decina, quindicina di giorni al massimo si correva il rischio che questi piccoli nati potevano morire. Ovviamente l'amministrazione non poteva rimanere inerme e un sindaco non può rimanere inerme rispetto a questa terribile ipotesi
e quindi ha o emesso un'ordinanza, come dire, in forza tutta una serie di valutazioni e argomentazioni che ha detto meglio di me Fabio Cilea, secondo cui con questa ordinanza si ordina all'Enel di immettere acqua di mare nel pantano, acqua di mare che voglio ricordare è prima di tutto analizzata dall'ARPA, quindi dall'ente certificatore, che permette con questa operazione di poter far alzare il livello idrico della salina e del pantano e quindi permettere la sopravvivenza di questo straordinario uccello che è, oltre che bellissimo nell'immaginario collettivo, è l'uccello per antonomasia, ma è anche, come abbiamo sentito, un indicatore, come dire, di quelle condizioni climatiche, biologiche, naturalistiche che sono motivo di grandissimo orgoglio per chi amministra e per chi ogni giorno combatte, a volte con risultati eccezionali, a volte un po' meno, con una zona industriale che è immanente. Mi ho parlato in apertura di intervista di assunzione di responsabilità, perché l'intervento dovrebbe venire dal Ministero. Sì, in realtà è il Ministero che dovrebbe intervenire, quindi autorizzando sostanzialmente una modifica. Il Ministero per l'Ambiente utilizzando e autorizzando una modifica non sostanziale, già che qui siamo in un'area SIN, cioè una AIA, però ritorno a dire, siamo di fronte a una ipotesi terribile, drammatica, perché ovviamente il Ministero, siamo anche tra l'altro sotto il periodo di ferie, per un'iniziativa del genere occorrerebbero almeno 60-90 giorni, questo significa decretare, certificare la morte di 51 neonati fenicotteri e oltretutto, credete, un danno d'immagine e un danno a tutti quelli che hanno lavorato. Qui voi dovete sapere che giornalmente si crescono questi uccelli come se fossero propri figli. Qui ha avuto una risonanza nazionale l'iniziativa su tutte le pagine, quindi immaginate cosa significa decretarne la morte per la burocrazia di uno Stato che ha i propri tempi, come è giusto che sia. Quindi noi non potevamo, anche in forza a tutta una serie di argomentazioni normative che inducono e indirizzano chi amministra a proteggere questo animale, quindi noi non potevamo in alcuna maniera rimanere sordi all'appello lanciato dal buon Fabio Cilea, che ha anche allertato la prefettura che rispetto a questo, come dire, è incompetente, ma ha dato anche un chiaro indirizzo rispetto al quale non poteva rimanere neanche la prefettura sorda a questo. Quindi ovviamente l'unica autorità che in questo momento poteva intervenire è quella sindacale, quindi quella del sindaco, e così come ho detto in premessa, chi amministra a volte deve fare delle scelte che sono dolorose, sofferte, di grande responsabilità, ma che vanno fatte a prescindere da quali che poi siano le conseguenze. Ecco, è scattata la sinergia tra gli enti, adesso l'ARPA deve fare velocemente l'analisi e quindi partire concretamente con l'iniziativa. Quali sono i tempi? Ma i tempi, io immagino, li saprà meglio di me Fabio Cilea, ma credo, anche perché ci sentiamo ogni giorno con il dottor Cilea e con il direttore dell'ARPA, credo che ragionevolmente immaginabile che lunedì, martedì già ci siano le risultanze delle analisi, così che l'Enel possa immediatamente immettere, come dire, acqua nel pantano, alzare il livello idrico e permettere a questi straordinari e meravigliosi uccelli di poter crescere, come è giusto che sia, con molta serenità, in un ambiente veramente unico che invito tutti quanti a visitare.